Salvo Iacono, commissario d'acta della Camera di Commercio di Agrigento. Oggi vengono premiati i ragazzi che hanno partecipato al concorso Disegna la Legalità. Salve, io è da poco che mi sono stato incaricato come commissario d'acta per la Camera di Commercio. E tra le prime cose ho notato l'organizzazione e la conseguente premiazione di un progetto che va avanti dal 2010, che è un concorso che è intitolato Disegna la Legalità, in un'ottica di legalità, di promozione della stessa legalità e della libera concorrenza del pubblico mercato. La Camera di Commercio si pone al centro di una dialettica tendente a formare i giovani fin dalle scuole elementari a questa cultura della legalità che occorre e rispetto alla quale non perdere mai attenzione su questa cosa, ma implementarla nel corso degli anni. Hai partecipato al concorso Disegna la Legalità, sei uno dei premiati. Com'è stato partecipare a questo concorso? Partecipare a questo concorso sicuramente è stata un'emozione, anche perché è il primo concorso a cui partecipo del genere, specialmente su un argomento così importante che è appunto la legalità, che riguarda soprattutto noi giovani, ma comunque è un argomento che si va a estendere per qualsiasi tipo di età, insomma. È un argomento che va affrontato, secondo me, fin da piccoli, perché riguarda comunque un po', riguarda tutto il mondo ed è un tema molto importante per, secondo me, un'unione anche fra le varie nazioni, per avere un legame più sincero, più veritiero. E quindi per me è stato veramente un'emozione partecipare, e sicuramente anche un impegno molto, molto grande, però importante, ecco.